Mi ripresento, io sono Giovanni Gallo, sono un professore di informatica all'Università di Catania. Ho conosciuto Blender veramente da un tempo immemorabile, colpa dei miei studenti che erano forse più giovani di Francesco, perché adesso sono un po' più anziani di Francesco, e da allora mi sono innamorato. L'ho bazzicato tanto, e per hobby, e per studio, e per ricerca, e per insegnamento. Ed è una comunità nella quale mi ritrovo da sempre. Io ringrazio gli organizzatori della Bicon, perché so che è un sacco di fatica, ma è importante. Ringrazio Francesco per aver accettato l'invito, perché è veramente bello avere Francesco qui con noi, ed è bello per noi italiani sapere che siamo parte di questa eccellenza. Perché Blender è certamente un'eccellenza internazionale, e il fatto che Francesco sia una persona importantissima in questa organizzazione è un orgoglio nazionale. Ecco, non so dove Francesco è lì, Francesco. Lo voglio fare arrossire, però io lo nomino sempre i miei studenti, veramente, nella mia università c'è il motto che si dice da qui ovunque, io penso che per i giovani è importante, per voi creativi, per voi che siete all'inizio di carriere, sognare, sognare, spingere, perché potete arrivare davvero molto lontano e dare un contributo a tutti. Allora, ciò di cui voglio parlare oggi è più tecnico. Vedete lì c'è una fontana che non è stata vandalizzata, ma è stata studiata nelle sue componenti, nei suoi ammaloramenti e robe varie. Ed è ciò di cui parlerò oggi. Parlerò di come Blender può essere usato per fruire, ma soprattutto per studiare beni culturali. Cos'è un bene culturale? Più o meno lo sappiamo tutti, intendo aree archeologiche, monumenti, edifici, strutture di grandi dimensioni. La computer grafica, insomma, la computer grafica tridimensionale è importantissima per studiare questi oggetti, per la loro conservazione, per il loro restauro, per la loro documentazione, per la creazione di gemelli, di cloni di questi oggetti, e chiaramente per poterlo fare abbiamo bisogno di un coltellino svizzero che ci consenta di fare tante cose con i dati tridimensionali. Dopo che sono stati acquisiti è solo l'inizio del game, e quindi abbiamo bisogno di strumenti. E Blender, tra i tanti attrezzi estraibili da questo contenitore, ce li ha quasi tutti, e io voglio fare vedere come alcuni di questi sono stati utili in almeno due esperienze che vi vado a raccontare. Vorrei cominciare con una cosa, visto che siamo a Bologna, molto bolognese. Quello che vedete lì al centro è Nettuno di Piazza Maggiore, chiuso in una gelatina. Quello che è accaduto è che fino a qualche anno fa, il restauro credo che si sia concluso 2 anni fa, è stato un monumento studiatissimo. È stato realizzato un modello 3D con una precisione incredibile, fatto con un laser scanner, eccetera, eccetera. Ed è stato costruito un sistema informativo intorno a questo oggetto. Cosa vuol dire un sistema informativo? Vuol dire che ogni millimetro quadrato dell'opera d'arte è stato documentato. È stato documentato nei materiali, nelle ossidazioni, negli ammaloramenti, nei restauri, nella storia, a chi era affidata la cura di quel pezzettino, che cosa si stava facendo su quel pezzettino, come, quando, cosa andava fatto prima, cosa andava fatto dopo, eccetera. Perché gestire un oggetto del genere è come gestire un'azienda, è come gestire una grande struttura, e va documentato tutto quello che bisogna fare. Blender con questo progetto non c'entra niente. Perché ve lo sto raccontando? Per dirvi che cosa si può fare con un oggetto, con un sistema 3D, confrontandosi con una realtà in ambiente scientifico e in ambiente ingegneristico. Questo è un progetto pilota, anche lì l'Italia la fa da padrona, dobbiamo essere orgogliosi. C'è un laboratorio bellissimo a Pisa, l'ISTICNR, che si è occupato di questo. Ci sono persone molto molto brave che hanno messo insieme un visualizzatore 3D collegato con un database informativo. Ora, questa non è una novità nel mondo tecnico-scientifico. Qui ci sono ingegneri e architetti, ce ne saranno tanti, sanno quasi tutti cos'è un BIM.
un building information modeling. Sostanzialmente ormai non si tratta più di fare i progetti sulla carta lucida per dire quanto deve essere alto il muro e quanto deve essere grande la finestra, ma quando si gestisce un edificio, la progettazione di un edificio moderno molto complesso, bisogna unire tantissime informazioni che vanno dai materiali alle forniture, ai tempi di sviluppo, agli standard che devono essere rispettati, eccetera eccetera. Quindi non è più possibile solo fare un disegno, accanto al disegno ci vuole un complesso sistema informativo che ne garantisca la gestione. Questa roba qui ha portato dal 2005 in poi alla creazione di uno standard che si chiama Industry Foundation Class, che ha passato diverse generazioni, che è gestito dall'IEEE americana e che non è ancora riconosciuto come un effettivo standard, ma in pratica tutti i grossi studi di progettazione edilizia lo hanno sposato e lo rispettano. E soprattutto è uno standard importante per il software, perché deve prevedere l'esistenza di oggetti predefiniti che possono integrarsi dentro i progetti. L'idea degli BIM è antichissima, ha più di 40 anni ormai, forse ho fatto male, no, a 40 anni, è nata con Gabor Bochar ed è stata ormai presa da tutti i grossi major del software di disegno industriale o del disegno architettonico. Qualcosa che si avvicina a un sistema BIM aperto e cloud compare, qualcosa che è un sistema BIM chiuso e Revit, che credo molti di noi usiamo e soffriamo quando usiamo AutoCAD. In ambito Blender, al solito Blender è questa comunità dove accade di tutto, ci sono varie esperienze, la più interessante è l'add-on Blender BIM, che è stato proposto credo da 2 o 3 anni, sta facendo dei progressi immensi, è un bellissimo progetto, vi invito ad andarlo a visitare, c'è una comunità di utenti che sta crescendo, prima erano 2 o 3 persone, adesso sono almeno una cinquantina. Io ho voluto introdurre il BIM, e non parlerò molto di questo, per passare a un oggetto diverso, che è l'Heritage Building Information Model. Con il BIM si possono studiare, documentare e costruire un sistema informativo su edifici contemporanei, moderni, dove si sa cos'è una trave, si sa cos'è un pavimento, si sa cos'è una porta, si sa cos'è una struttura, un condizionatore d'aria, una struttura precisa. Il problema è che soprattutto in paesi come l'Italia, o comunque un po' dappertutto, gli edifici sono stati fatti anche da qualche secolo prima e lì la trave, il pavimento, la soletta, eccetera, non sono esattamente ben definiti. Cioè, quando noi ci confrontiamo con un oggetto storico, con un edificio storico, o con una statua, o con il Nettuno, o con una fontana seicentesca, e robe di questo tipo, chiaramente le classi non possono più essere quelle standard. E bisogna avere un sistema più flessibile, un sistema che si possa adattare a queste esigenze. Qui ho riportato un disegno che non credo non sia fatto neanche in Blender, dove vedete c'è un edificio storico, dobbiamo individuare varie parti dentro l'edificio, dobbiamo lavorarci, dobbiamo documentarle, eccetera. Ora, mentre la tecnologia BIM è sostanzialmente estremamente matura, la tecnologia HBIM è molto aperta, è molto confusa ancora, ci sono tanti approcci diversi e tante possibilità. In pratica quello che sta succedendo, e chissà per quanto tempo dovremo ancora vivere così fino a che non si coagulerà un vero e proprio standard, è quello che ogni progetto coinvolto con un bene culturale sviluppa il suo HBIM, utilizzando il software che le persone che conducono il progetto preferiscono. Io mi sono trovato con 2 occasioni, che adesso vi racconto, a creare oggetti del genere, un sistema informativo legato a un bene culturale, e ho tentato di farlo con Blender. Tentando di farlo usando come cavallo trainante Blender, mi ha fatto incontrare con delle limitazioni di Blender,
con degli stimoli per far crescere Blender in certe situazioni e con l'apprezzamento invece di certe funzionalità di Blender che uno si trova già regalate, pronte quando fa un progetto del genere. I progetti di cui vi racconterò sono uno concluso, è una tesi di laurea in ingegneria di uno studio di una fontana seicentesca, e un altro invece è ancora in corso, sono lo studio di muri preistorici a Creta con interazioni con il machine learning condotto con il CNR di Catania con la dottoressa Buscemi, e vi farò vedere come alcune idee possono portare al progetto di una donna che speriamo di realizzare nei prossimi mesi. Allora, cominciamo subito con le fontane di Caltagirone. Io sono siciliano, sono nato a Caltagirone, che è un paese in provincia di Catania, con una lunga storia, con un patrimonio artistico importante. E dentro questo patrimonio artistico sono due fontanoni seicenteschi che si trovano in un punto stranissimo della città, adesso assolutamente periferico, e che hanno una storia molto complicata, che non starò qui a raccontarvi perché ci vorrebbe molto tempo, e che sono il classico bene culturale piuttosto malandato, come tanti nostri beni culturali. Il comune lo pulisce, fa una manutenzione ordinaria, ma hanno un problema molto complicato sia di gestione che di restauro. Allora, abbiamo fatto una tesi di laurea, io non sono un architetto, non sono un ingegnere, sono un informatico affiancato da colleghi architetti e ingegneri del Dipartimento di Architettura e Ingegneria della mia università, io sono di un altro dipartimento, e abbiamo coinvolto uno studente per studiare questo oggetto. La prima cosa che abbiamo fatto, ecco qui i due fontanoni, sono due fontanoni gemelli, c'è da ritenere che in mezzo ci passasse una strada. Quando sono stati realizzati nel 600, li vedete anzi ampiamente ricostruiti, perché nella realtà sono piuttosto più malandati di quello che vedete adesso, e abbiamo dato un incarico a uno studente che con la fotogrammetria ha realizzato il modello, l'ha studiato, e vorrei farvi vedere il video collegato che abbiamo fatto. Lo studente, che adesso è un ingegnere che si è laureato, si chiama Sebastiano Russo Forcina. Allora, il problema è questo: noi siamo nel 600 a Caltagirone e si decide di portare l'acqua in città. L'acqua proviene da questa sorgente nella contrada Semini, la città sta nella montagna che vedete di fronte. Si decide di costruire un acquedotto che scenda giù nella valle e poi risalga su, e il punto più basso è proprio questa acqua nuova, che prende il nome proprio da questa realizzazione. Il problema è che in discesa l'acqua ci va, dovrebbe andare anche in salita con il principio dei vasi comunicanti, ma non riesce mai ad arrivare nel centro storico. Quindi nel 600 questi qua che avevano messo in piedi questo progetto volevano fare una fontana enorme nel centro storico, non ci riescono. Un attimo, vorrei fermare il video, se no non vi... sì, lo faccio da qui. Non ci riescono, l'acqua, la montagna dove il centro storico è un po' più alta e quindi l'acqua non ce la farà mai ad arrivare. Cambiano il progetto e decidono nel punto più basso di realizzare queste fontane a vantaggio della comunità e a beneficio di tutti. Ora, questa storia del perché le fontane si trovino lì non si capisce bene se uno non fa una ricostruzione. Allora, usando Blender GIS, che state vedendo in questo momento, e usando la visualizzazione di Blender, si può capire facilmente che c'è una linea retta tra la sorgente, il centro storico, la loggia del centro storico e il punto nel quale si trovano queste fontane. Punto che poi è rimasto estremamente periferico ed è stato massacrato dalla creazione di questo viadotto. Prima ci passava la ferrovia, adesso ci passano le macchine, e quindi è rimasto tagliato fuori dalla città. Si può ricostruire, Blender ci ha aiutato a fare questo, il contesto originale. Queste erano due fontane all'ingresso della città, di fronte c'era una salita che saliva giù, completamente ammazzata da questo viadotto, da questo oggetto giallo che è una scuola elementare costruita ai tempi del fascismo, e vedete che effettivamente le due fontane sono in linea con lo sviluppo urbano della città. Si entrava nella città o si scendeva giù dalla città a prendere l'acqua in queste fontane. Quindi già questo è stato un posto dove Blender ci ha aiutato l'architetto e l'ingegnere a rendere esattamente l'idea della collocazione geografica e ambientale di questo monumento, ed è stato un grande vantaggio che abbiamo avuto.
È stata realizzata una scansione in 3D usando Agisoft Metashape, che è un software commerciale, ed è stata fatta in fotogrammetria. Il monumento è stato ricostruito in ogni sua parte, il video può andare avanti, non è quello che voglio farvi vedere, è un monumento abbastanza ammalorato, però con delle virtù. Mancano dei pezzi che sono stati via via o vandalizzati o spostati nei musei perché lì non si conservavano bene, abbiamo scansionato anche quelli, vedrete alla fine una ricostruzione virtuale con il monumento come doveva essere all'origine. Il vero scopo non era tanto fare un filmato di un monumento che si poteva fare con una telecamera anche meglio, ma l'idea era quella di avere un modello 3D da studiare. Cosa fa un architetto restauratore con un monumento 3D? Individua i materiali, individua le epoche, individua gli interventi precedenti, individua dove ci sono muffe, dove ci sono licheni, dove ci sono sgretolamenti, eccetera, eccetera. Quindi si realizzano queste mappe che vedete qui a falsi colori, che fanno vedere cosa è in muratura, cosa è pietra, cosa è ferro, quali sono gli interventi più recenti, quali sono gli interventi più antichi, dove ci sono i maggiori pericoli. È una mappa dei materiali di costruzione, andiamo dall'alabastro alla calcarenite al normale laterizio. Questo invece sono gli ammaloramenti, cioè dove è accaduta la muffa, dove è accaduto l'isgregamento, dove ci sono stati queste gialle, erano atte scritte con lo spray che sono state poi cancellate e robe del genere. Come si realizza una mappa del genere? Questo è stato fatto dentro Blender. Va bene, finiamo di vedere, qua c'era una lapide che poi è stata rimossa e che si trova al museo, un'aquila che si trova adesso in un'altra parte della città, abbiamo scansionato anche quelle, le abbiamo rimesse al loro posto per fare vedere probabilmente com'era il monumento all'origine. Attualmente se andate lì non c'è né la lapide né l'aquila. Non c'è molto altro da vedere qui se non questa ricostruzione completa del monumento. Adesso non lo so più. Allora, cosa è successo? Abbiamo fatto il modello 3D, milioni, miliardi di poligoni, l'abbiamo portato dentro Blender. Dentro Blender lo abbiamo decimato utilizzando le funzioni di Blender. Dentro Blender abbiamo sistemato le tessiture che già ti dava la fotogrammetria, ma non erano come le volevamo noi. Abbiamo realizzato tutte le cose che avete già visto, ma la cosa più importante è stato prendere l'oggetto 3D e segmentarlo. Segmentare è una parola tecnica che vuol dire dividerlo in pezzi, il pezzo in alabastro, il pezzo in calcarenite, il pezzo ammuffito, il pezzo vandalizzato, il pezzo che si sta disgregando, il pezzo ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale e così via. E a ciascuno di questi pezzi collegare delle schede informative che consentano di conoscere meglio la struttura del monumento. Come l'abbiamo fatto? Il cavallo di battaglia dentro Blender sono stati i Vertex Group, adesso vi dico anche come. L'idea, qua ci sono le stesse cose che avete visto nel video, inutile rivederle, i Vertex Group. Entriamo in edit mode sul modello e andiamo a isolare i vertici che ci interessano e formiamo un Vertex Group. Ora capite che io posso fare dei Vertex Group per materiali, posso fare dei Vertex Group per ammaloramenti, dei Vertex Group per periodi storici. Questi Vertex Group ovviamente si sovrappongono tra di loro, non coincidono tra di loro, sono su layer di livelli diversi. Allora, abbiamo convissuto con quello che abbiamo dentro Blender, che è stato ottimo, ma abbiamo capito che per esempio ci sarebbero volute le funzioni booleane sui Vertex Group, si possono simulare facilmente facendo assegna, cancella, rimuovi, unisci, eccetera eccetera, però un add-on che ci consentisse di fare direttamente le operazioni booleane dentro un oggetto in edit mode in questo momento non c'è ed è utile, sarebbe utile averlo. L'altra cosa che abbiamo visto è che i Vertex Group sono una struttura piatta, cioè noi abbiamo
un insieme di collezioni che stanno tutte sullo stesso livello. Sarebbe bello avere una gerarchia, quindi dei vertex group che appartengono a una famiglia, un po' come facciamo con gli oggetti e con le collezioni. Questa sarebbe la cosa che abbiamo che desidereremo. L'altra cosa che abbiamo fatto ampiamente è come generare a partire dai vertex group delle copie, dei cloni che sono oggetti esterni. Si fa molto facilmente in Blender, ma l'idea è associare a questi oggetti nuovi materiali, materiali diversi, in modo da creare visualizzazioni diverse. Ed infine, una volta che abbiamo questi oggetti, dobbiamo misurarne l'estensione, l'ingombro, l'involucro convesso, la convessità, la rugosità e tante altre proprietà che si studiano quando si studiano i beni culturali, e queste si fanno usando delle librerie scientifiche di Python che non sempre convivono bene con Blender. Abbiamo dialogato su questo più volte con Sibra Stuvel, chiedendo consigli. Abbiamo scoperto che qualche libreria ci va, qualche libreria non ci va. Le librerie di Python sono complicate, a volte si creano dei conflitti, però l'idea è stata quella che le potenzialità ci sono tutte. Facendo un investimento di sviluppo scientifico si può creare un'app, sono stato molto contento di sentire Francesco parlare dell'idea di abilitare Blender per fare delle app specializzate a certi strumenti, e da lì quindi sono nate le idee, che ne parlerò anche alla fine della presentazione. Questo era il primo progetto. Il secondo progetto è ancora in corso ed è un progetto di natura un po' diversa. Creta, l'isola di Creta si trova tra la Grecia e l'Egitto, è il posto del Mediterraneo dove probabilmente ci sono le vestigia più antiche, contemporanee con quelle dell'Egitto. Lì è un posto stranissimo perché è un'isola che viene sconvolta ogni 100 anni da un terremoto catastrofico, per cui le civiltà si sono succedute in maniera impressionante, ognuna costruendo sulle rovine della precedente, e quindi gli archeologi adesso quando vanno lì si ritrovano una stratigrafia molto molto complicata. Che cosa abbiamo fatto lì? O meglio, cosa hanno fatto gli archeologi? Noi siamo intervenuti solo nella fase successiva. Hanno fatto una campagna fotogrammetrica, hanno ricostruito diverse unità murarie. Lì ce ne sono migliaia, ne hanno scelte alcune campione perché chiaramente è un progetto pilota. Abbiamo questi modelli 3D, anche questi modelli di milioni di poligoni ingestibili. Portati dentro Blender, li abbiamo decimati in maniera molto controllata in modo da non perdere le informazioni che ci servivano, e anche lì di nuovo stesso lavoro che avevamo fatto con la fontana, ma adesso su queste strutture che adesso vi farò vedere, che sono parecchio più confuse, parecchio più disordinate e caotiche, abbiamo isolato le pietre, o meglio la parte visibile delle pietre. L'idea era creare un database delle pietre, delle costruzioni neolitiche di Creta, in modo da poter ragionare su queste pietre con criteri scientifici relativi alla loro forma, alla loro dimensione, alla loro rugosità, allo stato di lavorazione, alla loro geometria, eccetera, eccetera. Sono tutte informazioni numeriche che si possono ricavare da questi frammenti di superfici, che si possono mettere in un database e studiare con metodi moderni di machine learning e di intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di avere dei metodi di intelligenza artificiale che, data una superficie, dicono con una certa probabilità se si tratta di un blocco lavorato, se si tratta di un blocco non lavorato, e individuarne in maniera automatica l'epoca e la relazione. È un obiettivo molto ambizioso dal quale siamo lontani, ma verso il quale stiamo lavorando. Faccio vedere subito alcune immagini perché queste idee diventino un po' più concrete. Vedete in alto a sinistra il muro originale, in alto a destra il modello 3D senza tessitura, in basso a sinistra il modello segmentato. Manualmente abbiamo costruito tutti, estratto dal modello grande, tutti i pezzettini che compongono il muro. In basso a destra vedete un modello con i colori random della vista solida di Blender, e sovrimposto vedete un grafo delle linee rosse che qualificano la relazione dei vari massi tra di loro. Spesso questi massi sono assolutamente indistinguibili se non per la posizione dove sono messi. Alcuni sono delle zeppe messe tra massi più grandi, alcuni sono solo riempitivi, alcuni sono massi strutturali e così via. Questo si può capire solo guardandone le relazioni spaziali. A questo punto vorrei fare partire l'altro video. Passiamo.
Perfetto. Allora, come vedete, questa è una tipica unità muraria, la vedete bucata da un lato perché quel lato non è stato scansionato. Questa è la scansione originale, questa è ciò che viene fuori una volta che se ne individuano le singole pietre. È stato un lavoro certosino fatto manualmente dagli archeologi che non solo hanno individuato le pietre, ma per ogni pietra hanno detto di che tipo è. Allora si può tranquillamente realizzare un oggetto in falsi colori che aiuta moltissimo l'archeologo a capire che cosa sta vedendo, oppure estrarre delle informazioni. Queste per esempio sono informazioni sul volume presunto delle pietre che noi vediamo per fare vedere dove ci sono pietre più grandi e pietre più piccole. È un modello astratto. L'astrazione ci toglie dettagli poco importanti e ci porta a capire e a ragionare meglio su certe cose che riguardano il muro. Io non sono un archeologo, per cui mi viene abbastanza difficile, adesso voglio tornare alla presentazione, abbastanza difficile dirvi con precisione scientifica che cosa si comprende su queste cose. Gli amici archeologi mi assicurano che questo tipo di disegni, questo tipo di illustrazioni sono assolutamente importanti. Qui ho una serie di slide che ripetono quello che abbiamo già visto nel video, le pietre segmentate e la classificazione. Qui credo che anche un profano riesce ad intuire l'importanza di un disegno del genere, perché i vari colori rappresentano sostanzialmente varie funzioni strutturali dei massi, così come rappresentano diverse epoche e diversi interventi umani in questo oggetto che a prima vista è totalmente caotico. Per cui anche un profano adesso capisce che c'è stata una fase iniziale sulla quale sono stati messi due massi e poi costruito in epoca più tardi, con massi più regolari, un'altra struttura. Questo lavoro è stato un lavoro scientifico fatto da un team con delle pubblicazioni, eccetera, eccetera. Blender all'interno di questo lavoro è stato il cavallo trainante per la visualizzazione e per la manipolazione dei dati. I dati che vengono tirati fuori, diciamo, per ciascuna di queste confetti che abbiamo ottenuto, tiriamo fuori un sacco di informazioni numeriche. Abbiamo in questo momento una tabella con circa 2500 righe e una sessantina di colonne. Ogni numero è un floating number con 14 cifre dopo la virgola e che viene macinato sostanzialmente dai motori di machine learning per trarre delle conclusioni. Non voglio parlarvi qui di questo, ma voglio utilizzare l'ultimo minuto che ho, forse sto sforando un po', sì, ma ho quasi finito, per dire che da questa esperienza noi abbiamo immaginato un progetto che possa creare un ecosistema per i beni culturali. Abbiamo il bene culturale, lo scansioniamo in 3D e otteniamo il modello 3D. Questo modello 3D finisce dentro Blender, dove può essere segmentato, partizionato, decimato, migliorato, tutto quello che è necessario. Da questo se ne estrae un archivio esterno di oggetti che sono organizzati all'interno di un database tradizionale, di un motore 3D tradizionale, e possono essere analizzati da software indipendente, dalle librerie per la geometria 3D. L'utente può interrogare questo archivio di oggetti, può interagire con questo software 3D. Una volta che questo sistema informativo è stato creato, come ne può fruire l'utente? L'utente pone una domanda al motore 3D, chiede tutti i massi della dimensione superiore a una certa quantità, di una certa epoca, con certe proprietà. Il motore 3D manda, la risposta a una script di Blender, il quale sa quali sono gli oggetti da recuperare, li va a prendere dall'archivio, li visualizza e presenta una visualizzazione. Io ho semplificato, per esempio, una visualizzazione in falsi colori che aiuta l'utente a capire qual era la risposta alla sua domanda. Questo è un progetto di una sorta di HBIM da realizzare utilizzando Blender, integrando Blender, ed è il progetto che ci proponiamo io con il mio gruppo di studi di portare avanti nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Concludo ringraziandovi per l'attenzione. Ho voluto mettere questo disegno, non sapevo che c'era Luca Malisan qui tra di noi, che non ho il piacere di conoscere personalmente, ma solo da internet. C'è Luca, dove è Luca?
Venga più tardi, allora, bene, allora sono fortunato, perché Luca fa cose di queste in maniera mirabile, io l'ho fatto in maniera molto pasticciata, me ne sono molto contento, se c'era lui mi vergognavo di farlo vedere, visto che lui non c'è, mi è andata bene, grazie.